mi sembra guardate, sono veramente emozionato. Come già ho avuto modo di dire, ogni volta che ho fatto una campagna elettorale mi sono trovato insieme a delle persone candidate, sostenitori, che mi hanno sempre fatto pensare che non ci sarebbe più stato un gruppo del genere, e invece sembra impossibile, ma ogni volta il gruppo non solo si è ripetuto, ma se è possibile mi è stato ancora più vicino e si è ancora dato più da fare. In questi 3 mesi di campagna elettorale mi piace ricordare le amicizie che si sono create, i rapporti di stima, di fiducia, anche le confidenze che si sono fatte tra candidati e gruppo sostenitore. Io ve lo dico senza timore di essere smentito, senza di voi non ce l'avrei mai fatta, non solo riferito ai candidati consiglieri, e che sono stati fondamentali da chi ha preso 10 voti a chi ne ha presi 800. Tutti hanno dato il loro contributo, chi in termini di voto, chi in termini di sostegno, chi in termini di umanità. Ecco, non posso farvi leggere ovviamente tutti i messaggi che in questi mesi mi sono arrivati da voi, ma vi assicuro che bisognerebbe farne un album, perché sono veramente dei messaggi che mi hanno dato la forza di affrontare questa campagna elettorale molto difficile, molto dura, forse diciamo giocata più sui social che non sulla realtà di tutti i giorni, e credo che forse questo sia stato uno dei nostri meriti, cioè quello di non perdere di vista il mondo vero, di non pensare che la vita sia quella dei social. I social sono il mondo visto da un buco della serratura, quindi ti sembra tutto lì, in realtà è una piccola parte. E noi abbiamo avuto la forza di parlare alla gente, abbiamo avuto la forza di fare i comizi, cosa che non succede più ormai, perché la gente si esprime attraverso altri canali, ma quello di essere presenti, di metterci la faccia, di parlare alla gente, di trasmettere quella passione che noi abbiamo nell'amministrare una città, secondo me è stato quello che ci ha fatto preferire. E l'entusiasmo di oggi, il fatto di vedervi qui tutti insieme, gli eletti e soprattutto i non eletti, questo è molto importante, mi fa pensare che la nostra sia una squadra che è destinata a rimanere unita anche durante il periodo dell'amministrazione. L'entusiasmo con cui i consiglieri hanno accolto questa nomina è un grande segnale, è un segnale che la città ha riconosciuto e che ci riempie ancora più di responsabilità. In fondo abbiamo avuto il consenso di tutti, quindi se lavoriamo bene li accontentiamo tutti, se lavoriamo male li scontentiamo tutti. Non è stata una vittoria per 100 voti, è stata una vittoria della città di Albenga. La città di Albenga ci ha dato le chiavi della città, e quindi questo ci deve rendere ancora più responsabili, ci deve continuare a mettere insieme le idee di tutti, perché solo attraverso le idee si riescono a fare delle scelte che possono favorire la nostra comunità. Quindi io vi ringrazio ancora per tutto quello che mi avete dato in questi mesi, ma vi chiederò ancora di essere presenti e di essere partecipi, perché io credo che una realtà come questa non debba essere persa. E quindi grazie, grazie, grazie.